Cosa non ha funzionato oggi? Non lo so, una difficile partita in casa di Santa Lucia. Quindi noi non giochiamo bene, un po' inizia male e continuato così. Loro hanno più preparazione, loro più organizzare che noi, un po' individuale da noi. E se tu provare a giocare individuale contro Santa Lucia, una squadra grande, loro vincere sicuro. È successo così. Qual è l'insegnamento? Cosa dobbiamo fare da oggi in avanti? Dopo la partita vediamo tanti volti questa partita, perché giochiamo contro loro ancora nello scudetto. Quindi dobbiamo imparare quando passa la palla e fare il press. Speriamo che questa sia una buona cosa per la scudetto. Quindi dobbiamo imparare come loro giocano e trovare una soluzione. La Coppa Italia è restata a Roma alla fine? Sì, è rimasta qua, la regina non la porteremo, è andata così. Come non si è vista la solita Unipulsai, la squadra non ha combattuto come si aspettava? No, non ha combattuto, non siamo mai entrati nella partita, mi sa. Abbiamo faticato a trovare le soluzioni, o non le abbiamo neanche cercati. Devo essere in stocco che oggi comunque il Santa Lucia ha tirato una grandissima partita a casa loro. Noi abbiamo sbagliato un po' di troppo anche le tiri liberi per poter essere lì, magari anche la stanchezza fisica di Gas, che nel terzo ciclo di antibiotici un mese si è sicuramente non aiutato in questo. Anche Brian Bell è imbrigliato completamente da Sofiane Meawi, è stato perso. Hanno fatto un vero press su loro due, anche su Jordi, e ci hanno fatto la vita dura e non siamo riusciti a andare oltre, e loro hanno vinto bene. Però si guarda avanti, non è finito ancora nulla, si ritrova il Santa Lucia sia in Coppa dei Campioni sia in finale scudetto, e si partirà qui a Roma il 9 maggio. Sì, sarà tutta un'altra storia. Abbiamo adesso un po' il tempo per prepararsi, per vedere quello che non è andato, e poi speriamo di fare meglio che oggi.